Sindaco Flumeri, con un caso di positivo di Covid-19, ha messo immediatamente in quarantena tutto il paese. Si Sì, allora, i casi di Covid-19 attualmente positivi in realtà sono due. Si tratta di persone ospiti in una casa di riposo per anziani, residenti a Fumeri appunto per questo motivo, non sono esattamente della nostra cittadinanza. Ai negozi non c'è stata alcun provvedimento, alcuna ordinanza da parte del sindaco. I commercianti preoccupati per il continuo andirivieni da parte della cittadinanza per fare la spesa più volte al giorno, avevano manifestato la volontà addirittura di chiudere i negozi per qualche giorno e questo avrebbe scatenato il panico. Allora, concordando con loro le modalità di consegna anche a domicilio, laddove possibile, delle derrate alimentari, siamo riusciti a trovare un equilibrio che sta dando i primi risultati, ovviamente con qualche disagio, e questo lo capiamo, ma in tempo di pandemia credo che un piccolo disagio si possa anche sopportare. Per cui la preghiera è quella di far passare il messaggio che il sindaco non ha fatto alcuna ordinanza perché non ne ha il potere, sarebbe stata illegittima. In realtà i commercianti, in maniera molto matura e soprattutto con grande coraggio, perché a noi va, diciamo, noi dobbiamo ringraziarli perché sono attualmente sul campo e non ci fanno mancare le derrate alimentari. Però la gente esce troppo spesso di casa con la scusa di fare la spesa, per cui era necessario porre rimedio a questo problema. In autonomia, appunto, stanno organizzandosi per cercare di portare a casa della gente la spesa, soprattutto invogliando a fare la spesa per più giorni, perché non è possibile comprare ogni giorno un prodotto per la casa. In questo momento non ce lo possiamo permettere. Quindi smentiamo la notizia circolata su alcuni quotidiani di un'ordinanza comunale, ma come il comune, come l'amministrazione si prepara ad un'emergenza magari più importante e consistente? Noi abbiamo attivato il COC già il giorno successivo alla richiesta della prefettura. Il COC è un centro in cui, di coordinamento appunto comunale, in cui ci siamo tutti i giorni, il sindaco, la protezione civile, la polizia municipale, i medici di base che ci aggiornano sull'andamento delle varie patologie all'interno della popolazione, quindi anche i casi sospetti di Covid-19. Ce ne sono a Flumeri? No, ci sono stati, ripeto, ci sono stati questi due casi presso una casa famiglia e c'è stato un caso segnalato presso un'azienda. Diciamo in tutti, così, ogni giorno è una battaglia, ogni giorno bisogna cercare di non diffondere il panico, di cercare di tranquillizzare le persone che sono letteralmente impaurite, anche perché dalla televisione ovviamente i messaggi sono sempre preoccupanti e facciamo del nostro meglio sul campo. I cittadini flumeresi, stanno rispettando la quarantena, non escono di casa. Non abbiamo nemmeno le risorse per poter sorvegliare tutto il territorio. Pensi che la mia unica unità di polizia municipale è spesso impegnata a sorvegliare cancelli da e per Ariano, per cui non è nemmeno sempre sul territorio urbano. Stessa cosa valga per i carabinieri, abbiamo un'ottima stazione dei carabinieri per Flumeri, ma spesso vengono chiamati, come ad esempio stamattina, proprio per sorvegliare i cancelli verso Ariano. Per cui il controllo sul territorio materialmente non può esserci H24, ci si affida molto al buon senso delle persone, sperando che appunto questo problema venga risolto, diciamo, in autonomia, rispettando le regole e cercando di essere saggi.